Questo è il morso di un ragno violino. Quanto è veloce? Ok, alt, rallentiamo un secondo. Capiamo come fa. Allora, appena sotto la testa, nel suo apparato boccale, vedete, il ragno violino ha due appendici che si chiamano cheliceri. E i cheliceri somigliano a, possiamo dire, una tenaglia. E quindi, quando attacca, in pratica, il ragno violino spalanca i cheliceri, facendoli scattare veramente come se fossero due coltelli a serramanico. E poi infilza la sua vittima con le zanne, che sono la punta tagliente di queste specie di chele. Ma non è finita qui, ragazzi. Mi fermo solo un secondo per dirvi che davvero, ragazzi, abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno di voi per continuare a fare questo lavoro e per continuare a produrre questi contenuti. Io vi prego di continuare a seguirci, come già state facendo, di continuare a commentare, perché tra l'altro tramite i commenti noi riusciamo a captare tipo sonar i vostri consigli e di conseguenza quindi poi migliorare e offrire a voi anche i contenuti che volete. Quindi iscrivetevi al canale e se questo video vi piacerà aiutateci a farlo girare. E intanto un benvenuto a tutti in questa nuova puntata di Incontri Selvaggi. Se avete notato, la location è un po' diversa, la pioggia non aiuta, ma la location è casalinga, perché l'incontro selvaggio di oggi è casalingo. Parliamo di un ragno che effettivamente convive con noi. Quindi torniamo al suo morso. Le zanne funzionano come degli aghi, quindi non è che tagliano soltanto, ma iniettano in profondità un veleno necrotico che viene prodotto da alcune ghiandole di questo ragno che sono proprio poste alla base dei cheliceri. E come funziona il tutto? Cosa succede? Sempre in una frazione di secondo il ragno violino contrae i muscoli costrittori che avvolgono le ghiandole velenifere. Ve lo faccio capire più semplicemente: se la ghiandola piena di veleno è questa, ci sono dei muscoli sopra questa, se i muscoli si contraggono, ok, creano una forza che fa sì che il veleno venga rilasciato dalla ghiandola, così che poi vada a fluire attraverso le zanne fino a penetrare nella preda per immobilizzarla. Tutto questo chiaramente serve ad un ragno per catturare scarafaggi, pesciolini d'argento, altri ragnetti di cui si nutre, ma non per attaccare esseri umani. Ma allora perché si verificano degli incidenti? Sui giornali si parla addirittura di morti provocate da questo ragno. Inizio a dirvi questo: i motivi principali sono due. Il primo è che il veleno del ragno violino è tossico, ed è tossico anche per gli esseri umani, e tra poco vediamo proprio come agisce questo veleno. E seconda ragione è che in Italia esistono due ragni di rilevanza medica. Una è la malmignatta o vedova nera mediterranea, che però si incontra molto molto raramente, e l'altra è appunto il nostro ragno violino, che in realtà non solo è una specie autoctona, cioè presente da sempre in Italia, da nord a sud, ma è una specie che si è adattata anche benissimo a vivere nelle nostre case. Ecco perché questa location, dove trova potenziali prede, dove trova un clima ideale tutto l'anno, bello caldo e asciutto. Che cosa c'è qui? Una bellissima ragnatela che ci fa capire che probabilmente spostandolo potrebbe... No, non è vero, non c'è assolutamente niente. Però qua un ragno violino ci potrebbe stare tranquillamente, anche perché questa cornice è bella spessa e dietro c'è abbastanza spazio per farlo restare comodo. Quindi ragazzi, per affrontare questa grande paura del ragno violino, in questo video io cercherò di rispondere a tutte le domande più ricercate, quelle che ci avete fatto anche, per capire se è possibile veramente convivere con lui senza sottovalutarlo, però allo stesso tempo senza fare neanche dell'allarmismo, che molto spesso è ingiustificato, come vedremo. Allora, vi dico subito che in tutto il mondo milioni e milioni di persone convivono con questo ragno tutta la vita, senza mai rendersene conto, mai. E voi direte: ma com'è possibile? Io lo noterei subito. Invece non è così semplice, perché allora in realtà del ragno violino ne esistono varie specie, ognuna con la propria distribuzione geografica, però in generale non è per niente aggressivo ed è schivo. Pensate che il nome inglese del ragno violino che vive in Italia è Mediterranean Recluse Spider, che si può tradurre in ragno eremita, proprio perché gli piace stare come un eremita, da solo, tranquillo, alla larga da eventuali scocciatori come potremmo essere noi esseri umani, no? E quindi in casa si nasconde dietro ai quadri, nelle fessure dei muri, dietro le porte, nei riposti. No, adesso vi porto proprio. Vedete com'è che vi faccio vedere potenziali nascondigli del ragno violino.
A proposito degli armadi, ragazzi, questo è un consiglio proprio spudorato. Prima di prendere qualcosa come una coperta, un vestito, delle scarpe che non usate da tanto tempo, magari dategli la TTT una scrollatina, perché non è da escludersi che un ragnetto possa aver trovato rifugio proprio lì. Io ve lo dico, è un piccolo consiglio di prevenzione, non si sa mai. Ok, torniamo di là. Non si sa mai, ragazzi, non si sa mai. Preveniamo. Comunque stavamo dicendo che il ragno violino non si fa vedere in giro. Tra l'altro è un animale notturno, quindi va a caccia solamente di notte. È anche per questo che è ancora più difficile per noi incrociarlo. Ma nel caso comunque noi dovessimo ritrovarcelo davanti, come si fa a riconoscerlo? Come facciamo a capire che quello è un ragno violino? Perché sembra magari scontato, ma non lo è. Quindi cerco di darvi un po' due dritte, non è semplice, ve lo anticipo. Allora, è di colore marroncino rossastro, e non a caso il suo nome scientifico è Loxosceles rufescens. Rufescens deriva dal latino e vuole dire appunto tendente al rosso, quindi del colore ne siamo sicuri. Poi gli adulti di questa specie sono grandi più o meno come una monetina da 2 euro e diciamo che al massimo raggiungono quei 4-5 centimetri se si contano anche le 8 zampe che sono belle lunghe, mentre invece il busto misura all'incirca 9 mm. In generale le femmine sono un pochino più grosse dei maschi, che in compenso però hanno le zampe più lunghe. Altro tratto tipico di questa specie per riconoscerla, da cui tra l'altro prende anche il nome, è la macchia più scura a forma di violino, che è proprio posizionata appena dietro la testa. Voi che dite, riuscite a vederlo sto violino? Perché io così e così, se devo essere sincera. Ragazzi, in effetti la somiglianza non è immediata. Forse è più utile fare caso alla forma proprio del suo corpo, che si divide in due segmenti o tagmata. Come in tutti gli aracnidi, la parte davanti si chiama prosoma ed è più corta, larga e schiacciata, rispetto invece alla parte posteriore, che è definita opistosoma o addome, che invece è bombata. No? Ricorda un po' un ovetto, so che ce l'avete bene in mente, perché è una caratteristica veramente comune a tutti i ragni. E un'altra caratteristica sono gli occhi, perché a differenza della maggior parte dei ragni, che ha 8 occhi, il ragno violino ne ha solo 6. Precisamente sono 3 coppie di occhi che sono disposte a U. Una coppia è frontale e le altre due si trovano ai lati. Mi rendo assolutamente conto che gli occhi di un ragno non si possano vedere un granché. Però io non lo so, ormai abbiamo dei dispositivi con degli zoom pazzeschi e quindi magari fate la foto al ragno, riuscite a zoomare e quello è un tratto distintivo, lo riuscite a notare. Io vi ho riportato ogni dettaglio per completezza, però detto questo, per chiudere un po' il cerchio, io aggiungo anche che il ragno violino può vivere anche 4 anni ed è molto resistente, cioè può sopravvivere proprio anche lunghissimi periodi senza acqua e senza cibo. Inoltre le femmine depongono una 50ina di uova per volta dentro a una specie di sacco, cioè dei sacchi simili a dei bozzoli biancastri che si chiamano ovigeri, e dopo circa una settimana le uova si schiudono e tutti i ragnetti si allontanano dalla mamma per fare la loro prima muta. Perché fanno la muta? Perché loro hanno un esoscheletro e la devono fare poi tra l'altro almeno 6 volte per stare al passo con la crescita del corpo, perché poi gli è stretta a un certo punto, un po' come i vestiti per i nostri bambini. Poi a quel punto, dopo almeno 6 mute, i baby violino poi saranno effettivamente adulti. Detto tutto questo, perché ci morde? Cioè, torniamo un attimo all'apertura di questo video, perché prima non vi ho detto una cosa. Quando un ragno violino morde un essere umano, prima di tutto lo fa accidentalmente, sempre accidentalmente, ovvero lui attacca per difendersi. Quando noi umani magari non ci accorgiamo della sua presenza e lo spaventiamo, perché se lui è bello tranquillone dentro una nostra maglia e noi iniziamo a prenderla, a girarla, a ficcarci dentro il braccio, capite che lui questa cosa la può leggere e vivere come una minaccia, no? In secondo luogo, non usa sempre il veleno nonostante lui ce l'abbia. Considerate che il veleno, per lui come tantissime altre specie che posseggono un veleno, una sostanza tossica, è un'arma preziosa e non gli interessa sprecarlo per noi. Infatti, 2/3 dei pochissimi morsi subiti dalle persone sono a secco. Cosa vuol dire dei morsi secchi a secco? Vuol dire che un ragno nel momento in cui morde non fa uscire il veleno, è un morso secco, senza veleno, non c'è niente, o ne usa talmente poco che gli effetti sono praticamente impercettibili, anzi, in quel caso la morsicatura potrebbe apparirci come, non so, una puntura di una zanzara. Ma se noi siamo così sfortunati da beccarci il ragno violino, il morso, e in più il morso non secco ma col veleno, che effetti ha su di noi questo morso?
Allora, il ragno violino appartiene alla famiglia dei sicaridi. Lo so, il nome non era assicurante, tutto un programma, però al di là, diciamo, di queste battute, un po' per sdrammatizzare, la famiglia sicaridi si chiama così perché le circa 160 specie che ne fanno parte sono tutte dotate di un veleno particolarmente tossico che, però, ascoltate bene, agisce in modo diverso rispetto a quello della maggior parte degli altri ragni. Infatti, il veleno dei ragni di solito è neurotossico, quindi tossico per il sistema nervoso. Quello invece del ragno violino e degli altri sicaridi è citotossico, quindi tossico per le cito, che sono le cellule, perché contiene diversi enzimi capaci di distruggere le proteine contenute nelle cellule. E l'enzima più pericolosa in assoluto è chiamato sfingomielinasi D. È una tossina che nel regno animale è piuttosto rara, cioè è posseduta solamente da alcuni di questi ragni e da alcuni batteri cattivi, cioè cattivi, patogeni. Come agisce? Per prima cosa prende di mira le proteine che compongono le cellule epiteliali, epidermide, ovvero la pelle, e le smonta, le fa a pezzettini, non più utilizzabili. A quel punto, passate alcune ore dal morso, che tra l'altro spesso ragazzi è indolore, una dopo l'altra le cellule iniziano a morire e si apre quindi una specie di lesione necrotica color blu scuro con un centro più infossato. Infatti è un'ulcera, e l'ulcera in questione, soprattutto in anziani e in bambini, quindi nei soggetti fragili, può provocare anche la febbre, che è la prima risposta di difesa del nostro corpo, e può metterci diverse settimane a rimarginarsi, specialmente se si estende in profondità. E quindi se si estende in profondità oltre l'epidermide prenderà i muscoli, prenderà l'osso, senza dimenticare che una ferita aperta, ahimè, attira anche diversi ospiti indesiderati, ad esempio diversi batteri, per cui è molto importante in questo caso trattare una ferita di questo tipo rivolgendosi immediatamente al proprio medico. In una piccolissima percentuale, ma davvero piccola, di casi, se la persona morsa da ragno violino è già debilitata da altre malattie, allora l'enzima sfingomielinasi riesce a colpire non solo le proteine delle cellule epiteliali, ma anche le proteine delle cellule contenute nel sangue. E allora a quel punto, ragazzi, la situazione si complica, perché si possono formare dei coaguli dentro i vasi sanguigni o al contrario dei sanguinamenti fino ad arrivare, diciamo, all'insufficienza renale. Però sono casi estremi, e anche se esistono, gli esperti ci dicono che il tasso di mortalità è molto, ma molto basso. In generale tutti i disturbi provocati dal morso del ragno violino hanno un nome e la condizione si chiama l'oxoscelismo. Tutto quello che ci siamo detti basta per etichettare il ragno violino come una sorta di nemico pubblico numero uno? La verità è che ad oggi, proprio mentre vi sto parlando, in ambito scientifico, in Italia, non esiste nessun caso registrato di morte di una persona sana attribuibile al morso del ragno violino. E questo considerato anche che i casi verificati di attacchi da parte di questo ragno ogni anno si contano su, davvero, sulle dita, non di due, di una mano. E quindi se noi facciamo un confronto in questo momento con punture di api, di vespe, di calabroni, per esempio, ragazzi, noi lì stiamo parlando di 5 milioni di italiani punti annualmente, con anche 10 fino a 20 decessi all'anno. Non c'è paragone. Però la risonanza data sui social, sui giornali, a volte può distorcere il modo in cui noi percepiamo la realtà. Questo senza negare assolutamente il fatto che il ragno violino resta un rischio potenziale per gli esseri umani. E di certo non va maneggiato come se niente fosse, non va proprio per niente maneggiato. Ma al contrario va conosciuto e rispettato nei limiti della pacifica convivenza, come qualsiasi altro animale che abita insieme a noi su questo pianeta. Io mi fermo qui e spero veramente di aver detto un po' tutto, di aver chiarito un sacco di magari domande o dubbi che avevate, però se c'è qualche aspetto che non ho approfondito, ed è possibilissimo, noi ne possiamo sempre parlare qui sotto, quindi noi ne parliamo nei commenti e ci vediamo qui. Grazie, alla prossima!